Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video haul. Allora, oggi parliamo di acquisti da IKEA. Intanto premetto che il giorno che sono andata da IKEA non avevo in programma di andare da IKEA, non avevo in programma di vloggare, ma avendo deciso all'improvviso di andare a fare appunto un giretto all'IKEA, ho pensato appunto di vloggare. Quindi, se vi siete persi il vlog, vi invito ad andare a guardarlo perché quel giorno ho fatto tantissime cose. Tra l'altro, quel giorno volevo farmi il tampone, non me l'hanno fatto. Insomma, veramente vi consiglio di andare a dare un'occhiata a quel vlog. Queste cose in realtà dell'IKEA non le ho comprate io perché la persona che mi ha accompagnato all'IKEA mi ha detto: scegliti quello che vuoi, pago io, così con il tuo regalo di Natale sono a posto. E allora io non ho fatto altro che dire ok, va bene, ovviamente ricambierò il regalo di Natale. Il totale è di 41,95 euro, ma non vedrete tutto, nel senso che da queste cose mancherà un prodotto solo che non è per me, che io regalerò e che quindi ovviamente ho dato a questa persona i soldi di questo prodotto. Quindi ok, mi sono spiegata. Niente, inizio random con queste cose fantastiche. Era da tanto che non andavo all'IKEA. Niente, però prima volevo dare a tutti coloro che mi seguono tantissimi auguri di Natale. Io non festeggerò perché non ho niente da festeggiare. Una ragazza di voi su Instagram però mi ha chiesto: Barbie, perché non ci fai vedere le tue decorazioni natalizie? E io le ho risposto: tesoro, ti ringrazio che sei interessata a tutto ciò, ma io non le mostro semplicemente perché io decorazioni natalizie a casa non ne ho fatto, non ne ho fatte. A casa mia non è Natale, proprio perché io, non avendo nulla da festeggiare, non ho decorato per niente casa per quanto riguarda il Natale. Però rispetto tutti gli altri e quindi non faccio altro che augurarvi buon Natale a tutti voi. Partiamo random. E allora, potevo uscire dall'IKEA senza i biscotti allo zenzero d'IKEA, questi nella latta? Ora io però non so dirvi i prezzi. 3-4 euro, una roba del genere. Il totale è tutto quello tranne un prodotto. E niente, la latta è questa. Diciamo che può essere natalizia come non lo può essere. Non lo può essere perché sto notando che c'è l'albero di Natale. Ecco, allora l'unica cosa natalizia a casa mia è questa. Niente, poi sopra ci sono le stelle, la luna è una bella latta e ovviamente l'ho già aperta. E quindi vi mostro, per chi non li conoscesse, i biscotti allo zenzero di IKEA. Eccoli qua, no? Vabbè, tutte le volte che io vado là devo uscire con questa latta. I biscotti sono questi, a forma di cuore, molto molto sottili, molto croccanti e molto zenzerosi. Andiamo avanti, qui all'interno ce n'è mezzo chilo. Vado avanti. Questo è uno dei due sacchetti che ho acquistato all'IKEA. Non ho voluto prendere quello semplice azzurro, quello gigantesco, perché poi ho pensato non lo sfrutto. E allora ho preso questo e quest'altro. Questo verde era scontato a 80 centesimi, mentre questo bianco e arancione, che in realtà mi piace di più, è costato 1 euro senza sconto. Allora, avevo il portati light, sì. Può essere forse anche un portavaso, il classico che si usa anche come portapenne, il classico oggetto dell'IKEA che di solito chi frequenta l'IKEA a casa ce l'ha, però questo ha un altro formato, non è quello classico, non so se questo l'ha sostituito, ha sostituito l'altro modellino oppure no, perché qualche altro pezzo di quel modellino c'era, ma io volevo cambiare, quindi non l'ho preso a come ce l'avevo prima nella mia vita precedente, ma l'ho preso così. Mi piace molto perché ogni tanto compare un uccellino. I prezzi, ragazzi, io non li so. Forse 1,95 euro, non lo so, non lo so, non lo so. Quindi questo, scusatemi, forse sì. Allora, poi ero indecisa, cioè i bicchieri dell'IKEA, non c'è. Ho dato sguardo a tutti i bicchieri dell'IKEA, ma ce ne fosse un modellino che mi attirasse veramente? No. E poi mi sono buttata sul colore più che sul modello. Io volevo un bicchiere per ogni colore, quindi bicchieri colorati, tinta unita, ma ogni bicchiere doveva avere, secondo me, secondo i miei gusti, un colore diverso dall'altro. Niente, non c'erano lì all'IKEA. E allora ho preso questi, solo che ce ne sono quattro e dato
Mi sembrava di sentire il rumore di vetro rotto e dato che comunque non le ho pagate io, mi sembrava male andare a prendere due confezioni, cioè 4 per 2, 8. In effetti 4 secondo me sono un po' pochini, però appunto vi dicevo, dato che non ho pagato io e lo sapevo già appena siamo entrati, non mi sembrava corretto nei confronti di chi pagasse quel giorno poi di approfittare e di dire ne prendo due perché 4 secondo me sono pochi. Altri bicchieri erano confezionati da 6, cioè avevano delle confezioni con all'interno 6 pezzi. Questo modellino, che tra l'altro era il più bello, ma proprio per il colore, è la confezione è formata da 4. E allora è questo: è un bicchiere leggermente più largo sopra nel bordo, va a stringersi leggermente sotto, proprio nel fondo, blu. Il colore è bellissimo ed ha queste righe, quindi non è un vetro, diciamo, liscio, ma c'ha questi rialzi, queste righettine. Ce ne sono quattro, non so quanto io l'abbia pagato. C'erano quelle confezioni da 6 ancora più economiche, però no, niente, comunque per quanto riguarda i bicchieri, niente di che all'IKEA, eh. Poi, e questo è vuoto, cos'è sta a fare? No, era la velina di non so qua, forse era dentro i bicchieri, non lo so. Allora, questo è vuoto. Poi li avevo comprati, anzi avevo comprato un pezzo a 99 centesimi da IKEA, parlo dei portafoto. Questo invece quanto? 1,30 euro forse. Ben quattro portafoto e sono da appendere, io li volevo da appendere e niente, quindi metterò le mie foto che ce n'ho tantissime stampate. Uno, quello che ho da IKEA, ce l'ho lì, ovviamente non lo vedete. Non so se siete da IKEA. L'avevo preso da Tiger, volevo dire. Non so se ultimamente voi siete andati da Tiger e avete visto. Ve lo faccio vedere. Lo volete vedere? Aspettate, va. Che mi alzo un attimo. Aspettate. Che mi alzo un attimo. Eccolo qua, vedete? Eccomi. Avevo preso questo portafoto da Tiger a 99 centesimi. Mi ero messa questa mia foto. E questo anche si può appendere. Io devo appendere tutte le cose che ho da appendere, invece adesso ce l'ho semplicemente poggiato su un mobile. E questo l'ho pagato leggermente meno rispetto a questo, ma qua ce ne vanno 4. Quindi andiamo avanti. Poi, questo che cos'era? Ah, sì, mi sono presa questa lampada. Una piantana praticamente alta non so quanto, però secondo me ad occhio andava bene, alta 150 centimetri e l'ho scelta perché la voglio mettere accanto alla poltrona su cui io mi siedo spesso a leggere, perché io ho la mia poltrona preferita per leggere e quindi volevo una lampada appunto accanto alla poltrona. In realtà vi dico la verità, dentro di me la volevo di quelle che poi si curve, non dritte come questa, ma curve, no? Che si avvicinasse, diciamo, alla poltrona. Però, appunto, sempre per lo stesso discorso, che comunque erano dei regali, mi sono stata zitta perché quelle curvate costavano di più. Mi sono stata zitta e va bene, ho detto io mi tengo questa dritta. Ho scelto questa dritta perché non mi andava di approfittare, io sono fatta così. E quindi niente, me lo tengo per me che la volevo curva. Va bene anche questa, erano cose mie così. Allora, questa, no, vabbè, bellissima. È un portatilite lanterna. C'ha la porticina, eccola. Sì, no, vabbè, questa è bellissima. Adesso che ho fatto il video me la piazzo. E niente, qui dentro appunto c'è la vaschettina per il T-Lite. Si può appendere oppure si poggia da qualche parte così. E questa è veramente bella. E quindi di conseguenza ho preso anche T-Lite. Questi sono alla vaniglia. C'è scritto che durano 4 ore. Ce ne sono 30. C'erano anche frutti di bosco, alla ciliegia, alla mela. Ce n'erano un bel po'. Ma le ho prese semplicemente alla vaniglia perché non lo so perché. E niente, quindi questo, anzi no, veramente lo so perché, perché quella persona che era con me mi ha detto, questi alla vaniglia sono buonissimi, prendi questi. Io forse l'ho tentata su un'altra profumazione che adesso non ricordo, però mi ha detto così e allora ho detto, io va bene, prendiamo alla vaniglia. Ma la vaniglia a me piace tantissimo, io ho tantissimi profumi alla vaniglia, adoro. Va bene, poi, ah ecco, poi. Le luci a LED, le lampadine a LED per la lampada, questa qua, abbiamo guardato quale ci volevano e quindi ci siamo indirizzati ad occhio sicuro, a colpo sì, ad occhio sicuro, a colpo sicuro e niente, queste qua, due, così oppure la scorta.
Quest'altro sacchetto è finito. Ma che bellini questi sacchetti, anche perché poi questa è la custodia che li va ad avvolgere quando li pieghiamo. Però quando poi, una volta che il sacchetto è aperto, fa da taschino. E poi guardate, questi sono i calici. C'erano i calici anche da più grandi, però ho detto, ma dove? Ho la vetrina in sala, però ho detto, ma chi me la fa fare? Più che dove li metto, chi me la fa fare? Io, voi lo sapete, io faccio, chi mi segue lo sa, io faccio la cameriera e ne lavo così tanti, no, lavare no perché c'è da lavare bicchieri, ma ne asciugo così tanti bicchieri che ho detto, ma chi me la fa fare pure a casa di prendere quei calicioni grossi, grossi, grossi? E allora ho optato per questi piccoli calici piccoli da vino, semplicissimi, quelli da spumante ce l'ho. Quelli da liquorino pure e basta, mi mancavano solo questi qua da vino perché avendo ricominciato da zero anche questi mi mancavano e anche i bicchieri, ma comunque a parte tutto ciò, bacio per voi, grazie per aver visto il video fino alla fine, tanti auguri di buon Natale nuovamente. Per chi mi volesse seguire su Instagram vi aspetto, mi trovate come Barbie Mare YouTube, tutto in minuscolo, tutto attaccato. Potete comunque andare a leggere giù nell'info box il mio nome su come mi trovate su Instagram. Grazie, se volete supportarmi lasciatemi un bel like, altrimenti niente. Baci, bacio grande a tutti voi e vi do appuntamento al prossimo video. Ovviamente non mancate. Ciao, grazie.